Ben ritornati, pinguini! Vi è piaciuto il video di ieri? E se pensavate che tutto quello che ho fatto fosse pesante, oggi facciamo sul serio, perché oggi iniziamo con C++. La volta scorsa l'ho dato per scontato, sì, e C++ sono entrambi linguaggi di programmazione compilati, e non ce ne saranno altri, perché C# e Java stanno nella terra di mezzo, come vi dicevo, e poi il resto saranno tutti linguaggi di programmazione interpretati. In molti dei miei video passati non ho nascosto i miei sentimenti negativi su C++, tuttavia oggi li metto tutti da parte, però sempre qualche commento lo farò, per portare a voi una lezione in un'ora di C++. Ma prima di iniziare, C++, nonostante sia un linguaggio di programmazione a sé stante, comunque estende C. Quindi la cosa fondamentale è che ne eredita la sintassi. Molti linguaggi di programmazione che vedremo ereditano in qualche modo e in qualche forma la sintassi di C, ad eccezione fatta di Python, che ha una sintassi tutta sua. Però ovviamente C++ più degli altri. Quindi, tutto il codice sì che abbiamo visto funzionerà in C++, ma non il viceversa. C++ prende il nome dall'operatore più. L'operatore più permette di incrementare una variabile di una unità, quindi se la variabile ha un valore 5 diventa 6, e conserva il risultato di questo incremento sulla stessa variabile. Esiste anche l'operatore meno, che fa la stessa cosa, anziché incrementare decrementa. E C++ prende nome da questo operatore, perché è come se fosse un incremento del vecchio C. Wow. La prima cosa che faccio è di riempire dei vuoti, che ho lasciato in sospeso la volta scorsa. Poi vi faccio vedere le differenze fra C e C++. Prima di iniziare con la nostra lezione di un'ora, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e facciamo partire il timer. Dunque, iniziamo con le cose lasciate in sospeso. Una delle cose che ho lasciato in sospeso sono le macro. Le avevo accennate mentre spiegavo il mio codice C del bowling e come avete visto, sia le costanti che le macro entrambi si fanno con la define. E quindi, cosa li accomuna? In realtà, quel modo per fare costanti è semplicemente faccio una macro. Infatti, c'è un altro modo per fare costanti sia in C che in C++ che è come questo che vi avevo mostrato a schermo senza però aggiungere altri dettagli a voce. Cioè, semplicemente è la stessa sintassi di una variabile in cui però, prima del tipo, si mette la chiave const. E questa cosa, tra l'altro, fu vista sul codice quando ho parlato di const char puntatore. E quindi in qualche modo ho dovuto spiegare cosa significa quella parola const. Const significa per avere una costante, ma quindi torniamo alle macro. Dunque, le macro, se vi ricordate, funzionano un po' come il copia e incolla. Infatti, come vedete dal codice sempre dall'altra volta di C del bowling, quando passo il mouse sopra una macro che sto utilizzando, spunta questa parola, expand. E che significa expand? Il preprocessore, prima della compilazione, farà il copia e incolla della roba che abbiamo messo nella define, sostituendo il nome della macro con quello che ci sta dopo. Però assomiglia a una funzione, ma non è una funzione. Praticamente il preprocessore, quello che fa, quando vede il nome della macro, la sostituisce con tutto quello che ci sta dopo, e tutto quello che ci sta dopo può essere anche un'espressione di C, addirittura può essere anche linee di codice di C, diverse linee di codice. Proprio le sostituisce con copia e incolla. Però quando abbiamo degli argomenti, siccome si vede questo argomento, lui va a piazzare, sempre con un copia e incolla, il parametro che gli state passando quando utilizzate la macro. Qualcuno potrebbe dire, ma perché per queste hai fatto delle macro e non hai fatto semplicemente delle funzioni? Per due motivi. Motivo punto uno era appunto per introdurre il concetto di macro. Il motivo punto due è perché farle in quella maniera è più efficiente. Certo, ovviamente non abbiamo parlato di efficienza. Io ieri vi ho fatto vedere un codice che funziona. Ovviamente non ho la presunzione di dire che sia il codice migliore che si poteva fare in quel contesto, però ho la presunzione di dire che è il codice migliore che in qualche modo abbracciava quasi la totalità delle cose che vi ho spiegato. Qual è il problema delle funzioni? In realtà le funzioni non hanno alcun problema. Beh, se una funzione ha poche righe o addirittura uno, come nel caso per esempio di questi controlli isNumeric, isStrike, sono espressioni molto brevi. Quando una funzione viene chiamata, o meglio, quando una funzione viene invocata, praticamente l'esecuzione della funzione precedente viene in qualche modo messa in standby
e il programma salta al codice della funzione. Quando si fa la return, il programma riprende da dove aveva lasciato. Andando un pochettino nel dettaglio, il valore del return viene messo nello stack del programma. Cos'è lo stack del programma? Lo stack è una struttura dati che si può fare anche in qualunque linguaggio di programmazione, però durante l'esecuzione di un programma c'è uno stack, quello è chiamato lo stack delle chiamate. Si inizia col main e poi si va via via ad aggiungere tutte le funzioni che vengono chiamate. Quindi faccio un esempio, se nella mia funzione main chiamo, faccio un esempio, la funzione A che a sua volta chiama la funzione B quando ritorna ritornerà la funzione A e poi la funzione main di nuovo. E quindi quando viene fatto questa invocazione è un'operazione che ha un certo overhead. Va bene, ci può stare, non ci sono problemi. È una cosa che si fa molto spesso, soprattutto in progetti enormi e che magari utilizzano programmazione oggetti, lo stack delle chiamate enormi, ma quello non è un problema assoluto quando le funzioni sono di diverse decine di linee di codice e fanno delle operazioni che comunque sono importanti. Però in quei casi in cui la funzione magari è una sola riga, come quello che ho fatto io, si può utilizzare un diverso approccio, ovvero non utilizziamo nessuna funzione. Abbiamo una sola riga, quella riga la utilizziamo quando ci serve. Però fare noi il copia e incolla è sbagliato. E se quella riga che noi stiamo copia e incollando a destra e a manca del nostro codice magari c'è un bug, poi dobbiamo andare a modificare in tutti i posti in cui l'avevamo inclusa e non è la soluzione ideale. Tuttavia, possiamo aiutarci con questa cosa con delle define. Definiamo la macro una sola volta, la richiamiamo dove vogliamo, se c'è un bug la modifichiamo solamente nella define e queste modifiche poi verranno espanse in tutto il codice in cui vengono utilizzate. Easy! Ok, l'altra cosa che ho lasciato in sospeso è una roba sugli array. Vi ricordate quando vi dicevo di considerare il puntatore a char delle stringhe? Perché? Perché non vi ho detto che gli array, qualunque array, integer, double, non ha importanza, qualunque array è implementato in C come un puntatore. A schermo qua vi faccio vedere che sto definendo questo array e utilizzo la variabile dell'array su printf senza utilizzare le parentesi quadrante. E questo ci stampa a schermo un indirizzo di memoria. Per avere una migliore formattazione dell'indirizzo di memoria uso qua percentuale P, che significa semplicemente per stampare i puntatori, ma potrei mettere anche D, stamperebbe un numero, però gli indirizzi di memoria vengono rappresentati con dei numeri sedecimali e questa cosa ce la fa in automatico il placeholder P. Quindi quando un puntatore gli mettiamo le parentesi quadre, semplicemente gli diciamo di prendere la posizione 0. La posizione 0 è esattamente la posizione puntata dal puntatore. Quando gli mettiamo 1, gli dice spostati di un posto da quella posizione e dammi il valore. Però alla posizione 0 già c'è un contenuto, ovvero il contenuto della prima locazione di memoria. Quindi quello che viene messo dentro le parentesi quadre è quello che si chiama un offset, ovvero di quando mi devo spostare dalla posizione di partenza. E questo è anche il motivo per cui in C e in C++ possiamo facilmente sforare, perché possiamo metterci qualunque offset. E sappiamo cosa succede quando sforiamo un array. L'ultima cosa che non vi ho detto, e la voglio dire per completezza, è solamente una menzione, non vi farò vedere come si fa, è che i puntatori non sono solamente ai dati, possono essere anche alle funzioni. Adesso iniziamo con le differenze che ci sono fra C e C++. La prima differenza che vi devo dire è il namespace, che per me è una s***a, però esistono. Il namespace raccoglie dei nomi. Nomi di cosa? Nomi di variabile e nomi di funzione. Praticamente all'interno degli header si possono mettere variabili globali e prototipi di funzione o anche class, struct, tutte quelle cose che belle che ci possiamo avere all'interno di dei raccoglitori che si chiamano namespace. Questa cosa perché ve la devo dire? Perché molte delle cose presenti nella libreria standard di C++ sono all'interno del namespace std. Infatti il modo più semplice per utilizzare le variabili, le funzioni, le classi presenti nella libreria std è quello di scrivere in cima al nostro file, dopo gli include ovviamente, using namespace std, e con questo staremo a posto. Un'altra differenza che c'è fra C e C++ è il modo che si usa per stampare le cose a schermo. Certo, in C++ possiamo sempre utilizzare printf, cosa che io faccio e preferisco, però c'è un altro modo per i puristi di C++. C'è un oggetto che si trova nel namespace std che si chiama cout, che utilizzando questa sintassi, ovvero utilizzare queste parentesi angolari verso sinistra, permette di stampare a schermo quello che si vuole. Infatti, a schermo vedete il programma Hello World. Cout è un oggetto,
la stringa che mettiamo è un oggetto o comunque un array di caratteri, un operatore binario, un operatore che prende due operandi come l'operatore più, meno, per, quelli sono tutti operatori binari. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma allora l'operatore, questo qua con le freccette così, l'operatore per stampare cose a schermo? No, serve per fare tutt'altra cosa. E allora qualcuno potrebbe dire, ma perché funziona? E qua dovete aspettare tanto. C++ introduce un nuovo tipo di dato, che è il bool. In C dobbiamo utilizzare stdbool.h per avere i booleani. In realtà le possiamo fare anche in un'altra maniera. Invece in C++ già ci stanno di default, non dobbiamo mettere nulla. Come sono implementati i bool in C? Hanno semplicemente soprannominato un altro tipo di dato. E come hanno fatto a dare un altro nome a un altro tipo di dato? Utilizzando la parola chiave typedef. Se vi ricordate, nel video precedente vi avevo detto che quando si utilizza una struct bisogna scrivere struct, nome della struct e poi la variabile che vogliamo creare. Se non vogliamo utilizzare struct, tutta quella cosa lunga che ho scritto la volta scorsa, possiamo soprannominare il tipo di dato struct utilizzando una typedef. Possiamo dare qualunque tipo di alias, e quello è così che si chiama, un alias, quindi un soprannome, a un altro tipo di dato. Il typedef non definisce un nuovo tipo di dato, dà semplicemente un altro nome, punto. E allora perché l'hanno chiamato typedef? Non lo so. Un'altra cosa che implementa C++ a differenza di C è il passaggio per riferimento. Il passaggio per riferimento in C lo si fa mediante l'uso di puntatori. Invece, utilizzando questa sintassi che vedete a schermo, uno dei parametri di una funzione può avere questo simbolo, che, se vi ricordate, serviva per prendere l'indirizzo di una variabile. Utilizzando come parte di un argomento di una funzione, permette di fare il passaggio per riferimento. Quando noi invochiamo questa funzione che vedete qua a schermo e gli passiamo una variabile nel posto in cui c'è l'argomento con la E commerciale, quello viene passato per riferimento. Perché questa cosa viene un po', diciamo, aiutata, mascherata dal linguaggio C++. Entrambi funzionano allo stesso modo, è semplicemente quello che viene definito un po' di zucchero sintattico e poi C++ distrugge la sintassi in altre cagate. L'ultima differenza rilevante di C++ è l'overloading. Sì, non ha l'overloading. Non esiste. E diciamo che l'overloading è una di quelle caratteristiche belle di un linguaggio di programmazione. Io amo l'overloading. L'overloading permette di definire due o addirittura più funzioni con lo stesso nome. E qualcuno potrebbe dire, come fa il compilatore a capire quale funzione utilizzare? È vero che le funzioni possono avere tutte lo stesso nome, ma devono avere la firma diversa. Che cos'è sta firma? La firma è semplicemente il numero e il tipo degli argomenti. Per esempio, se io ho una funzione che fa la somma di due numeri e la chiamo, che so, somma, e prende due interi, io posso creare la stessa funzione con i float. Però posso creare un'altra funzione che la chiamo sempre somma, che prende tre interi, e C++ non si lamenterà perché quando gli passo due interi chiamerà questa di funzione, quando passerò due float chiamerà quest'altra di funzione, invece quando passerò tre interi mi chiamerà questa di funzione. Finché le firme sono diverse, ovvero abbiamo un numero di argomenti diversi, o abbiamo lo stesso numero di argomenti, ma almeno uno dei tipi degli argomenti varia, siamo a posto. Ieri io ho coperto, ovviamente in quello si poteva dire in un'ora, la maggior parte della programmazione procedurale, quindi non mi soffermo sulle stesse cose che ho detto ieri, perché la differenza principale di C++ è la programmazione a oggetti. Ora, per capire cos'è la programmazione a oggetti, vi rimando a questo video. Guardatelo tutto e poi ritornate. A few moments later. Però questo sarebbe truffare. Benissimo, mi toglierò 10 minuti. Sto scalando 10 minuti. Perfetto, proseguiamo. Quindi possiamo vedere le classi come se fossero delle struct a cui possiamo mettere delle funzioni. Semplice. Come si creano le classi in C++? Utilizzando la parola chiave class. In cima alla definizione di una classe mettiamo le proprietà che vogliamo. Le proprietà sono delle variabili all'interno di un oggetto. E poi mettiamo tutti i metodi che dobbiamo mettere. Se vi ricordate dal video precedente, avevo detto che è una buona norma inizializzare le variabili. Però, come dicevo nel mio video a cui vi ho rimandato, la classe non ha dati. E come la sistemiamo sta cosa? Se vi ricordate, nel mio video precedente avevo una funzione startGame che creava una nuova struct, la inizializzava e la restituiva. E infatti esistono dei metodi particolari. In tutti i linguaggi di programmazione oggetti esistono sempre dei metodi particolari.
Oggi di questo metodo particolare ne vediamo uno. Si chiama costruttore. Il costruttore è quel metodo che viene chiamato nel momento in cui creiamo un'istanza dell'oggetto. Come tutte le funzioni, accetta dei parametri che possono essere utilizzati per inizializzare alcune, non necessariamente tutte, delle proprietà dell'oggetto. Quindi diciamo il costruttore, fatemi utilizzare questo termine improprio, è il main del nostro oggetto. Ogni metodo ha un parametro implicito che noi non vediamo, che è un puntatore, tra l'altro, all'oggetto, e viene dato il nome di this. In realtà this è anche una parola chiave, così da non poterla utilizzare in nessun altro contesto del nostro programma. This, nel metodo di una classe, è il puntatore all'istanza di quella classe. Quindi un puntatore a un oggetto del tipo di quella classe. E come tale bisogna utilizzare, come operatore di accesso alle proprietà e ai metodi, non il puntino ma la freccetta. Molti hanno difficoltà con questa parola chiave this. Semplicemente this permette di accedere ai campi dell'oggetto. Semplice. Questo perché, ripeto, permette di inizializzare le proprietà di un oggetto nel momento in cui questo viene istanziato. Una cosa che mi stavo dimenticando di dire è che come si chiama il metodo costruttore? Il metodo costruttore ha lo stesso nome della classe e a differenza delle altre funzioni che abbiamo visto sinora in C, come vedete non ha un tipo di ritorno. In realtà ha un tipo di ritorno e che solo non va messo. Il tipo di ritorno è un oggetto della classe. Però tutti gli altri metodi devono avere il tipo di ritorno perché sono delle funzioni normalissime, semplicemente che sono all'interno di una classe. C++, come tutti i linguaggi che implementano la programmazione ad oggetti, permette di fare l'ereditarietà. L'ereditarietà, se siete andati a vedere quel video a cui vi avevo rimandato, sapete che cos'è. In soldoni, fatemi stringere, io posso creare un'altra classe che estende un'altra classe, così da poter riutilizzare proprietà e metodi senza scrivere dell'altro codice. Una cosa che però che voglio aggiungere sull'ereditarietà è la seguente cosa. C++, a differenza di molti linguaggi di programmazione, permette di avere l'ereditarietà multipla. Per esempio C Sharp, Java e se non ricordo male anche PHP implementano ereditarietà singola. Questo significa che in C++ e anche in Python, ve lo anticipo, si può estendere anche da due classi contemporaneamente. Il concetto di ereditarietà mi permette di introdurre il concetto di modificatore di accesso. Il modificatore di accesso è un modo per filtrare quello che si può vedere esternamente di un oggetto. C++ implementa tre modificatori di accesso: privato, protetto e pubblico. Una proprietà o un metodo pubblico possono essere visti al di fuori di un oggetto. Quindi questo cosa significa? Che quando noi istanziamo un oggetto di quel tipo, il programmatore può utilizzare proprietà e metodi che sono pubblici, utilizzando uno dei due operatori per accedere a una proprietà o un metodo, che potrebbe essere il punto o la freccetta. Proprietà e metodi protetti significa che a livello di istanza, cioè quando viene creata un'istanza di quell'oggetto, il programmatore non può accedere né a quelle proprietà e né a quel metodo. E chi può vederle? Quelle proprietà e metodi possono essere utilizzati solamente quando quella classe viene estesa. Quindi la sottoclasse, la classe che eredita quel metodo protetto, la può utilizzare. I metodi privati sono solamente interni a una classe. Neanche le sottoclasse che la estendono possono vederli. Sia le proprietà che i metodi. Per il concetto di incapsulamento, che è uno dei concetti alla base della programmazione oggetti, ovvero quello che i dati all'interno di un oggetto devono essere sempre integri, di solito è buona norma, a meno che ci sono delle cose particolari, mettere le proprietà protette o addirittura private. Raramente le proprietà si mettono pubbliche. E si creano dei metodi per accedere alle proprietà. Se si vuole che una data proprietà sia in sola lettura, si crea un metodo che magari lo chiamiamo get qualcosa. Se vogliamo che quella proprietà all'esterno possa essere anche scritta, creiamo un metodo, lo chiamiamo sempre set qualcosa. Qualcuno potrebbe dire, ma qual è il vantaggio di creare due metodi, un get e un set qualcosa? E perché non mettiamo direttamente la proprietà pubblica e ce ne usciamo? Per tanti motivi.
Perché quando noi facciamo la proprietà get, noi possiamo esporre determinate proprietà e non tutte. Il vantaggio principale di questa pratica sta quando creiamo un metodo per settare il valore di una proprietà. Faccio un esempio. Sappiamo che non possiamo avere un voto maggiore di 30 e quindi possiamo fare un metodo set che tiene conto di questa cosa. E possiamo fare anche un metodo set ad hoc, tipo set lode, che imposta la lode se e solo se il voto è uguale a 30. Se noi invece lasciamo tutte queste cose libere, ovvero quelle proprietà anziché di essere private sono pubbliche, uno può impostare un voto tipo 35 lode oppure 17 lode, perché non c'è un controllo, perché quelle sono variabili, le possiamo impostare come vogliamo. Quindi questi metodi, che si chiamano metodi setter e getter, sono importanti perché ci permettono di avere un controllo maggiore sull'integrità dei dati degli oggetti, in base ovviamente al contesto dell'oggetto che stiamo considerando. In molti dei casi questa cosa non si fa, si fa un metodo set e get che semplicemente restituisce il valore e prende un valore. Easy. Quindi ricapitoliamo, tre modificatori di accesso, privato, protetto, pubblico, privato all'interno della classe, protetto all'interno della gerarchia di classe, pubblico, tutti possono accedere, e per avere un controllo maggiore sui dati che vengono passati a un oggetto, si creano i metodi set e get. L'ultima cosa che voglio dire sul contesto di ereditarietà è il concetto di overriding. L'overriding si fa quando creiamo in una sottoclasse un metodo che ha la stessa firma di un metodo della classe padre. Però poco fa abbiamo detto che non si può fare, non si può creare due funzioni con lo stesso nome e con la stessa firma. In realtà non si può fare nel contesto di overloading, ma nel contesto di overriding si può fare. E l'overriding è quando metodo stessa firma, ma in classi che si trovano in posizioni diverse all'interno della gerarchia delle classi. E come vi dicevo in quel video a cui vi ho rimandato, è l'utilizzo meno della parola chiave virtual permette di utilizzare il Dynamic Dispatch. Ora, ovviamente, C++ implementa una svagonata di altre cagate, che a me non piacciono, tipo lo Scope Resolution Operator, cioè praticamente due punti, scusate il gioco di parole, ma è così, che secondo me è l'operatore più stupido che sia stato inventato in tutta la programmazione, solamente un altro linguaggio stupidamente lo utilizza. Però lo stesso scopo dell'altro. PHP. Altri linguaggi di programmazione hanno capito che quello però è nastro. In un contesto che vi dico adesso, poi lo vediamo anche nel codice che ho fatto, qualora qua noi non avessimo messo using namespace std, è per utilizzare cout che si trova all'interno del namespace std, e non vogliamo mettere per qualche motivo using namespace std, bisogna scrivere std, l'operatore, questo qua, scope, resolution, quello che è, seguito poi da cout. Significa prendi cout all'interno di questo namespace. Ma ripeto che questo operatore si usa anche in altri contesti, sempre più o meno per la stessa cosa di andare a trovare un nome all'interno di qualcosa, e quel qualcosa può essere una classe o una namespace o qualunque altra roba. L'ultimo appunto che voglio dire sulla programmazione di oggetti in C++ è la seguente. Le struct hanno delle proprietà, cioè hanno dei campi. Le classi hanno campi e metodi. Quindi la domanda è, ma possiamo mettere delle funzioni, quindi dei metodi all'interno delle struct? La risposta è sì. Lo si può fare in C++, ma ovviamente non si può fare in C. Questo è chiaro. Infatti, si possono creare delle classi utilizzando la parola chiave struct invece che la parola chiave class. E qual è la differenza? Una, quando si crea una classe utilizzando struct, di default tutte le proprietà e metodi sono pubbliche. Se uno vuole qualcosa di privato, bisogna metterlo esplicitamente. Quando viene utilizzata la parola chiave class, di default proprietà e metodi sono privati, a meno che è stato specificato diversamente. Io faccio la seguente cosa, per non sbagliare. Uso sempre la parola chiave class quando devo fare un oggetto e specifico esplicitamente sempre cosa è privato, cosa è pubblico e cosa è protetto. E adesso andiamo al programma, però quello scritto in C++, perché la logica è uguale. La maggior parte delle funzioni che ho creato in C le ho prese e incollate all'interno di metodi delle classi, adattandole dove opportuno. Quindi, siccome adesso abbiamo più tempo per mettere le mani nella marmellata, nel codice, vedremo il codice C++ e vedrete che molte cose sono uguali, ma organizzate in maniera diversa, perché ho fatto tutto utilizzando la programmazione ad oggetti, così posso andare nel dettaglio su molte cose
in cui la volta scorsa andai veloce. E quindi andiamo al computer. Come la volta scorsa iniziamo da inizio del file, quindi abbiamo sempre all'inizio abbiamo i nostri include preferiti. Ovviamente qui c'è stato molto di più perché la standard library di C++, se, dal mio punto di vista, attenzione, organizza da IoStream contiene per noi, per quello che ci serve, cout. IoManip serve per trovare alcune funzionalità per manipolare le stringhe, che a me serve semplicemente per cambiare la formattazione. SStream contiene una classe che permette di costruire le stringhe, cioè fa delle concatenazioni un po' più fighe. String per avere altre funzionalità con le stringhe. Vector ha questa classe Vector, che diciamo dà una flessibilità maggiore rispetto agli array. STDExcept è per l'eccezione. L'eccezione le vediamo con Java la prossima volta. Non vado a fondo, perché Java, come gli altri linguaggi orientati agli oggetti, ha le eccezioni, quindi dico questa cosa una volta per tutte, però successivamente. E string.h, uso l'header di C per avere memset. Non so se c'è un equivalente di memset in C++. Utilizzo quello di C. Lo posso fare? Certo, lo sto facendo. Cagate di C++. Qua l'altra volta, diciamo, c'eravamo arrivati, quindi non vi devo spiegare questa cosa. Le macro ve le ho spiegate, quindi non dobbiamo andare avanti. Qua ho utilizzato typedef per creare due tipi, ma in realtà non creiamo due tipi. Semplicemente voglio rinominare il tipo unsigned char in frame t e unsigned short int in score t. Adesso andiamo a vedere la prima classe, perché in questa implementazione, poiché C++ ha le classi, io frame non la faccio più come struct, la faccio diventare una classe. E metto queste proprietà protette. Abbiamo la proprietà n, che identifica il numero del frame, un vettore roles, questa sintassi si chiama template o generics, e ve la spiego con Java, perché anche Java implementa i generics, per... diciamo lo scopo di questo video, vedete Vector come una classe che implementa una sorta di array dinamico e ogni elemento dell'array è di tipo frameT. Poi abbiamo questa proprietà che permette di conservare lo score. Ricordiamoci che score è tipo unsigned short, come Visual Studio Code ci ricorda. Qui io ho due costruttori. Un costruttore che non prende alcun argomento, che inizializza sia n che score a 0. In realtà qui mi sto dimenticando di anche inizializzare vector, ma va bene. Quest'altro costruttore che prende in input il numero del frame e semplicemente inizializza il numero del frame con n, score sempre a 0, e inizializza anche questo. Io adesso questo lo metto qua. Anzi, faccio questa modifica davanti a voi, così vi introduco un'altra cosa. Allora, praticamente, come vedete, queste due righe sono uguali a questa. È solo questa che è diversa. Una cosa che possiamo fare per evitare di ripetere queste righe è quella di dire di chiamare questo costruttore e poi di effettuare questa riga di codice. Questo lo facciamo in questa maniera. Questo lo togliamo e qui gli mettiamo questa sintassi. Che significa? Quando frame viene istanziata passando questo parametro, quindi per l'effetto del method overloading viene chiamata questa funzione, prima viene chiamata frame e effetto queste operazioni, quindi di conseguenza n inizialmente viene inizializzato a 0 e poi il suo valore viene settato con il valore che viene passato da questo costruttore. Qui abbiamo un paio di setter e getter. Set role praticamente imposta un valore di un tiro, id x può essere solamente 0, 1 o al massimo 2, però qua stiamo dicendo che vector ha solamente due posizioni. Ovviamente qua non sto mettendo alcun controllo se id x può essere anche 18, non sto mettendo apposta nessun controllo perché non sto facendo un grande uso di eccezioni, le utilizzo solamente in un caso, però come dicevo l'eccezione un'altra volta. Get role, anziché di settare un valore del tiro, lo restituisce. Get frame number, ecco, come vedete per frame number io ho messo solamente un getter, non c'è mai un set. Una volta che un frame viene istanziato con un certo numero, così rimane. Stessa cosa per get score, non c'è un set score, c'è un calculate score.
uno non può impostare un punteggio, lo deve calcolare, e quando viene calcolato quello è, e al massimo posso restituire il punteggio. Vedete che sto utilizzando la parola chiave these, these and these, perché io sto modificando queste proprietà. Voi dovete far finta che ogni metodo ha una sorta di parametro implicito che non si vede, che in questo caso è di tipo frame o puntatore, che si chiama this. Ovviamente sì, qua mi fa tantissimi errori perché questa cosa non si può fare. Praticamente il senso è questo: ogni metodo ha come se avesse questo primo parametro implicito che si chiama sempre this, e ogni volta che noi chiamiamo un metodo il compilatore implicitamente gli mette qua l'istanza che chiama questo metodo. Però siccome questa cosa è implicita la togliamo, e quindi abbiamo questo. Infatti se io passo il mouse sopra this, che come dicevo è anche una parola chiave di C++, mi dice che this è di tipo frame star, quindi puntatore a frame. Perché vi dico questa cosa? Perché ce la ritroviamo in Python. Poi c'ho questi altri metodi tipo isStrike, isSpare. isStrike mi dice semplicemente se questo frame è uno strike, e questo lo possiamo semplicemente scoprire se al primo tiro sono stati segnati 10 punti, perché questa è una costante che viene espansa a 10. Invece uno spare è quando non abbiamo uno strike, questo punto esclamativo qua è l'operatore di non, quindi se non è uno strike deve controllare anche questa altra espressione, e uno spare è quando non abbiamo uno strike e in due tiri sono stati segnati 10 punti. Il motivo per cui devo fare questa cosa, controllare che non sia uno strike, è perché nel caso in cui avessimo uno strike, questa, ovvero il punteggio del primo tiro, sarebbe 10. Il punteggio del secondo tiro sarebbe 0, quindi questo controllo sarebbe sempre vero, e anche nel caso di uno strike. Quindi prima devo stabilire che non sia stato uno strike. E infatti io uso questo metodo, quindi vedete bene come io sto evitando di copiare e incollare del codice, e inoltre gli dico se non è uno strike abbiamo 10 punti in due tiri. Abbiamo qua la funzione calculate score, che praticamente prende come parametro semplicemente i due tiri successivi, questa funzione virtual. Se non vi ricordate la parola chiave virtual o non la sapete, vi ripeto un'altra volta, andate a guardare quel video. Io per quel video mi sono bruciato 10 minuti di questo video. Quindi, calculate score prende il risultato degli altri due tiri, dei due tiri successivi, come facciamo la volta scorsa, frame score a 0. Gli mettiamo questi due punteggi, in realtà questo lo potrei mettere anche direttamente così, lo potrei mettere. Non c'è bisogno di questa riga, vediamo se tutto funziona. Sì, tutto funziona, perché io intanto inizializzo frame score con il punteggio di questo frame, e poi se è uno strike conteggia gli altri due tiri successivi, se è uno spare invece conteggia solamente il tiro successivo, e mette il risultato di tutte queste computazioni all'interno della proprietà score della classe. Questo metodo si chiama sempre calculate score, sto utilizzando l'overloading, quindi ho due metodi con lo stesso nome, ma la firma è diversa perché io prendo qua un puntatore, un frame precedente. Perché se vi ricordate, il punteggio è una sorta di somma cumulativa. Quindi nel caso in cui non passa alcun frame precedente, tipo nel caso del primo frame, posso chiamare questa funzione. Altrimenti posso chiamare quest'altra funzione che mi passa frame precedente e next roll. E funziona utilizzando calculate score. Io prima gli dico calcola il punteggio come lo calcolavi prima. E poi al risultato di questa operazione, perché sappiamo che questo metodo mette il risultato nella proprietà score, quindi una volta che questo metodo viene invocato lui già mi ha calcolato il punteggio di questo frame e i punteggi successivi dove è adeguato, nel caso di spare e strike. Nel caso di un frame aperto questa cosa non accade, come ben sapete, e inoltre aggiungi il punteggio del frame precedente. Vedete come questo metodo riutilizza tutto questo metodo, e questo è uno dei vantaggi della programmazione dei dati oggetti. Qui ho un metodo toString che semplicemente mi permette di rappresentare il frame come se fosse una stringa, cioè non è che lo rappresento, semplicemente restituisco una stringa che è una sorta di rappresentazione visuale del frame. Utilizzo oStringStream, permette di creare le stringhe in maniera incrementale. Buffer, vedete la sintassi è molto simile a cout, e poi io genero la stringa utilizzando questo metodo che si chiama appunto str di questa classe oStringStream, stampo il primo tiro e poi stampo il secondo tiro.
il metodo printRoll è esattamente uguale alla funzione printRoll che avevamo, che ho messo in questa classe con un modificatore di accesso protetto. Adesso dice sempre un char. Questo metodo, a parte i this messi qua, è esattamente il copia e incolla di quella che ci stava prima, come tante delle cose che avete visto sinora. Last frame è interessante. Io praticamente sto estendendo la classe frame per fare una classe specifica per l'ultimo frame. Questa sintassi due punti frame permette di estendere la classe frame. Ma perché sto mettendo qua public? Ecco, questa è una delle cose di sì che io non capisco. Tra l'altro neanche lo sapevo prima di fare questo codice, perché la programmazione oggetti l'ho imparata con Java, quindi io Java sta cosa non c'è. Ci sono i modificatori accesso, ma per le proprietà e metodi, non per le classi che stiamo estendendo. C++ ha anche dei modificatori di accesso nel contesto di ereditarietà. Cosa significa? Quando noi estendiamo una classe e gli mettiamo public, implementa esattamente l'ereditarietà che c'è in Java. I metodi pubblici in frame restano pubblici, i metodi protetti in frame restano protette, i metodi privati in frame restano private. Lo stesso si applica per le proprietà. Se qua anziché di public avessi messo protetto, i metodi pubblici in frame sarebbero diventati protetti, i metodi protetti sarebbero rimasti protetti, i metodi privati privati. Lo stesso ovviamente con le proprietà. Se invece infine avessi messo qua private, i metodi pubblici sarebbero diventati privati, i metodi protetti sarebbero diventati privati, i metodi privati sarebbero rimasti privati. E lo stesso si applica alle proprietà. Questa classe quindi ha tutti i metodi che abbiamo visto per la classe frame e inoltre creo un suo costruttore che praticamente non prende alcun parametro e chiamo il costruttore della classe frame e gli metto come numero di frame praticamente n frames, cioè 10. Siccome questa classe è per l'ultimo frame specifico, non devo passare il numero di frame qua, perché lo so che è sempre il decimo, perché lo so che è sempre l'ultimo. E roll, anziché con 2, lo inizializzo con 3 locazioni. Io sto facendo l'overriding di questo metodo. Invece per questo metodo non sto facendo l'overriding, sto semplicemente facendo l'overloading. Perché noi qui abbiamo un calculate score nella classe precedente che prende un puntatore al frame e un array di next rolls, giusto? Che è quello che sto facendo qua. Praticamente per l'ultimo frame non ho bisogno dei frame successivi, non ne ho di bisogno, perché il discorso dei frame successivi decade per l'ultimo frame. Siccome comunque sto facendo l'overriding, quel parametro che io devo mettere, però posso utilizzare una funzionalità di C++ che mi permette di avere dei parametri anonimi. C'è, ok, ma a me non serve, non lo uso. Però il frame precedente mi serve. Questo metodo chiama l'altro metodo calculate score che accetta solamente il frame precedente. Ovviamente questo. Che mi sono fatto un'implementazione, se dovesse servire, che direttamente non ha questo parametro, quindi non glielo metto. E faccio quello che mi serve, che sono gli stessi conti che facevo la volta scorsa. Queste due barrette qua significano oppure. Quindi, se è uno strike o uno spare. Ovviamente questi metodi isStrike e isSpare sono presi dalla superclasse, o dalla classe padre, chiamata come volete. Invece, il metodo toString, sto facendo anche qua l'overloading, abbiamo il caso in cui non c'è né uno spare e né uno strike. E quindi semplicemente chiamo il metodo toString dalla superclasse, perché alla fine se non abbiamo né spare né strike, l'ultimo frame è un frame normale e devo utilizzare l'operatore scemo, lo scope resolution operator. Se è uno spare, chiama il metodo toString della superclasse, perché se è uno spare, i primi due tiri lo posso semplicemente stampare come se fosse un frame normale, perché il metodo toString della superclasse mi stampava solamente due tiri. Bene, quello li può stampare tranquillamente. L'ultimo tiro lo stampi col metodo printRoll e gli passi 2. Cioè stampi il tiro in maniera indipendente. Ora, nel caso in cui è un strike, devo fare delle considerazioni un po' particolari. Perché quando fai uno strike al primo tiro dell'ultimo frame, tu puoi avere dopo o un frame aperto o uno spare, e quindi potrebbe essere visto come un frame normale, ma puoi avere anche un altro strike. E poi ho un altro strike, ho un tiro aperto, quindi questi casi vanno gestiti diversamente. Tuttavia non c'è bisogno di gestire questi casi. Se noi abbiamo uno strike al primo tiro, stampo quello strike in maniera indipendente. Stampo il secondo tiro in maniera indipendente e poi stampo il terzo tiro utilizzando la funzione printRoll dalla classe padre, perché se non ricordo male, e non ricordo male, la classe lastFrame ha anche implementazione di printRoll. Questi qua potrebbero essere anche tranquillamente dei virtual, sarebbe il caso di farlo, io l'ho dimenticato. E il metodo printRoll della classe lastFrame
la sto sovraccaricando, cioè sto facendo l'overriding. Ci ho dovuto studiare un po' per fare questa cosa senza altri if, però alla fine questo è il risultato che ho ottenuto. Ovviamente si possono fare le cose in maniera diversa. Praticamente, avendo un uso intelligente del metodo printRoll della superclasse e poi faccio l'overriding del metodo printRoll per questa classe, posso gestirmi i casi in maniera intelligente. La classe game, che cos'è la classe game? È una classe che ha un array di frame. Ecco, questa è una cosa importante che vi devo spiegare. Questo è un array di 10 elementi in cui ogni cella di memoria di questo array è un puntatore a un oggetto di tipo frame. E poi aggiungo un'altra proprietà per il nome del giocatore. Sto mettendo qua tre costruttori e questi metodi. Ma dove sono definiti questi metodi? Nella classe precedente li avevo definiti qua, ma qua non sono definiti. Questo io l'ho fatto apposta per introdurvi a un'altra sintassi di C++ che permette di definire i metodi anche al di fuori di una classe. Noi possiamo mettere prima tutti i prototipi e poi per definire ogni frame li definiamo come se fossero delle classi che funzionano al di fuori della classe, però dobbiamo utilizzare l'operatore scemo. Cioè questo è il metodo costruttore della classe game che non prende alcun parametro e lo inizializzo la stessa maniera in cui inizializzavo la struct in C e metto come nome del giocatore un nome generico player. Invece nel caso in cui io gli passo una sequenza di gioco, io chiamo intanto questo costruttore prima di cosa, poi chiamo read sequence, che è quello che faceva il parsing, no? E poi faccio calculate score. Se invece io creo un'istanza di game con sequence e player, intanto mi chiamo il costruttore a cui gli passo sequence e lui mi fa sempre la stessa operazione di prima, quindi prima chiama game e poi chiama questa operazione. Vedete come le cose vanno in cascata? Instanziando la classe con questo costruttore, prima va a chiamare il costruttore che prendeva solo una stringa, che a sua volta va a richiamare l'altro costruttore che non prendeva nulla. E poi semplicemente io metto il nome del giocatore a quello che viene, diciamo, passato al momento. Ho un getter per getFrame, read sequence, lo stesso di quello che abbiamo visto in C. Magari adesso faccio alcune considerazioni, intanto voglio andare avanti. Calculate score, adesso la vedremo molto più in dettaglio. E printGame, non so se riusciamo a vederla più in dettaglio. Quello che cambia è che in altri linguaggi non abbiamo o string stream, ma abbiamo altre robe. Ma... Ah, ecco, siamo arrivati al nostro main. Nel nostro menu io definisco intanto una stringa con la mia partita, va bene. Poi istanzio una variabile di tipo game, che la chiamo sempre Valerio. Io passo la mia partita e il mio nome. E poi faccio print game. Se vi ricordate, questo costruttore richiama il metodo per fare il parsing di questa stringa e poi anche richiama la funzione per calcolare il punteggio. Andiamo a vedere queste due funzioni. Questa qua l'avevamo vista l'altra volta, però adesso la vediamo in un po' più del dettaglio perché vi voglio dire un po' di più di queste variabili. Perché l'altra volta non ve l'ho detto. I è la variabile indice che mi permette di indicizzare ogni lettera della sequenza. F sta per frame, R sta per roll. Perché io devo capire in quale frame sono e in quale roll sono. Perché questa stringa, come ve l'ho fatta vedere io, aspetta che ci ritorno, questa non mi dice in quale frame sono, ho una sequenza di tiri. Però so che se ho uno strike passa al frame successivo, se ho due tiri vado al frame successivo, poi devo stare attento all'ultimo frame perché non abbiamo un frame successivo. Quindi R sta per roll, F sta per frame. Io gestisco sempre due casi. Nel caso in cui siamo nei frame da 0 a 8, quindi da 0 a 9 non compreso, e nel caso in cui siamo nell'ultimo frame. Andiamo a vedere il caso in cui siamo nei frame da 0 a 8. Ovviamente siamo sempre zero based, no? Quindi, se il carattere iesimo è un numero oppure un miss, entra in questo caso. Quindi abbiamo tipo un 5 o un trattino. Se il carattere è un miss, di questa istanza invoca il metodo getFrame, a cui passo F. F è un indice che va da 0 a 9. Questa espressione è un oggetto di tipo frame, scusate, è un puntatore a un oggetto di tipo frame. Continuo a utilizzare l'operatore freccetta per fare setRoll. SetRoll prende due parametri. L'indice del tiro a che voglio modificare è un valore. Quindi, praticamente, se abbiamo fatto una buca, quindi abbiamo il trattino, al frame F
al tiro R, che può essere 0-1, metti 0. Altrimenti metti nello stesso posizione R dello stesso frame questa espressione qua. Ricordiamoci che sequence è sempre un carattere, però in questo caso abbiamo la certezza che sia un numero, perché questo siamo nel caso o un numero o un miss. Miss l'abbiamo già gestito, altrimenti questo è il caso sicuro che abbiamo un numero, però il carattere che rappresenta il numero, quindi lo dobbiamo convertire in un numero intero effettivo. Utilizzo lo stesso trucco dell'altra volta. In questo caso, cosa facciamo? Incrementiamo il numero di roll, perché possiamo essere o al primo tiro o al secondo tiro. Se siamo al primo tiro, R è 0, quindi lo incrementiamo e facciamo diventare 1. Se siamo al secondo tiro, quindi R da che 1 diventa 2, andiamo qua. Se R è maggiore di 1, possiamo incrementare, andare a frame successivo e resetto R a 0. Invece, se non è né un numero né un miss, possiamo avere uno strike o uno spare. Se siamo al primo tiro e ci abbiamo uno strike, praticamente imposta al frame indicizzato dal numero F, chiamo il metodo setRoll e gli metto alla posizione 0, quindi al primo tiro, pins, che sappiamo che è una costante per 10, quindi metto primo tiro, metto 10. Invece possiamo avere quest'altro caso. Se siamo al secondo tiro ed è uno spare, ora il problema dello spare è il seguente. Se abbiamo tipo 7 e la slash, il valore della slash praticamente è 3, perché in totale abbiamo battuto 10 birilli in due tiri, però nel tabellone noi vediamo 7 slash. Io voglio mettere nel mio oggetto tipo frame, non 7 slash, voglio mettere 7 e 3. Quindi nel caso in cui abbiamo uno spare, noi abbiamo l'informazione precedente che è 7 e poi abbiamo una slash. Come facciamo a mettere 3? Semplicemente prendiamo il risultato del tiro precedente e lo utilizziamo per sottrarlo al numero 10. Quindi faccio 10 meno 7. Se siamo al secondo tiro ed è uno spare, al secondo tiro del frame indicizzato da F, io metto 10 meno il risultato del tiro precedente. Incremento frame e ria 0 R. Questi qua sono tutti i casi che potevamo avere. Se c'è invece un altro caso, qualcuno avrà messo un simbolo non dovuto e quindi qua sparo un errore utilizzando le eccezioni. Questa sintassi lasciamola passare, ve la spiegherò nel video successivo. Nel caso in cui siamo nell'ultimo frame, gestisco più o meno gli stessi casi, ma in maniera diversa, perché possiamo avere, sapete, un tiro in più. Però nell'ultimo frame vedete che io non faccio mai F++ perché siamo all'ultimo frame. Semplice. Quindi, diciamo, quest'altro caso ve lo lascio come studio individuale. Ecco, il metodo interessante è il metodo calculate score, che l'avevo, diciamo, spiegato nel video precedente, però vale la pena, diciamo, affrontare questa implementazione in programmazione di oggetto, anche se comunque ho fatto parecchio copia e incolla, però comunque diamoci un'occhiata ugualmente. Dunque, abbiamo sempre un array con next roll di due posizioni, perché possiamo comunque guardare avanti solamente i due tiri successivi nel caso di un strike. Per ogni frame, io prendo il frame iesimo e siccome questo metodo restituisce un puntatore a frame, faccio lo stesso trucco della scorsa volta. Creo una variabile current frame di tipo puntatore a frame. Utilizzo quel memset di cui vi dicevo poco fa, che fa la stessa cosa di sempre. Azzera tutti i valori di next roll. Quindi, sempre due case, nel caso in cui siamo nel frame da 0 a 8, quindi non nell'ultimo frame, faccio determinate cose. Quindi nel caso in cui siamo in un frame che non sia l'ultimo, io faccio quello si dice il look ahead, vado a vedere i risultati dei frame successivi. Metto next roll di 0, quindi il primo tiro successivo, prendo il primo tiro del secondo frame. Tuttavia, il secondo tiro è complicato. Se noi al primo frame abbiamo fatto uno strike e al secondo frame abbiamo fatto uno spare, un frame aperto, il primo tiro sarà il primo tiro del frame 2 e il secondo tiro che a noi serve sarà il secondo tiro sempre del secondo frame. Ma se noi abbiamo fatto strike, strike e poi 5 chiusure al terzo frame, il primo tiro successivo sarà lo strike del secondo frame. Però il secondo tiro non sarà il secondo tiro del secondo frame, perché non c'è un secondo tiro, deve essere il primo tiro del terzo frame. E qua è quello che gestisco. Praticamente, cosa succede? Devo capire se il frame successivo è il decimo frame. Perché? Che siamo al nono frame, il frame successivo, il decimo frame, ha sempre due tiri. Perché anche se ci fosse uno strike, il secondo tiro potrebbe essere un altro strike o un 5. Invece gli altri frame possono avere uno o due tiri. Il primo tiro successivo è il primo tiro del frame successivo. Se il frame successivo è l'ultimo frame, quindi siamo qua,
prendo il suo secondo tiro, perché l'ultimo frame, dicevo, c'è sempre il secondo tiro. Tuttavia, se il frame successivo non è l'ultimo frame, qui iniziano i problemi. Qui abbiamo questa riga di codice che la rompo in tre parti. La spezzo così, così entra tutto nello schermo. Ecco, qui sto utilizzando l'operatore ternario. L'operatore ternario è l'unico operatore ternario in C++, c'è in altri linguaggi. L'operatore ternario prende tre operandi, quindi prende operando 1, punto interrogativo, operando 2, due punti, operando 3. Se l'operando 1 è vero, tutta questa espressione verrà valutata come il secondo operando. Se questa espressione è falsa, viene valutata come questo operando. È una sorta di if ed else. Se questo è vero, restituisci questa, altrimenti restituisci quest'altra. Però questa cosa viene fatta a livello di operatore. Perché la sto utilizzando? La sto utilizzando per avere il valore del secondo tiro successivo. Perché se il frame successivo a i ha uno strike, come secondo tiro devi prendere il primo tiro di due frame dopo. Altrimenti prendi il secondo tiro del frame successivo. Se un giocatore a bowling capisco potrebbe essere un po' ingarbugliato, però per me è molto semplice. Però se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti. Ora, per calcolare il punteggio del frame corrente, se siamo a un frame maggiore di 1, quindi non siamo nel primo frame, chiama calculate score in cui passo il frame precedente e i tiri successivi, come sempre. Altrimenti passo semplicemente i tiri successivi. La funzione printGame praticamente stampa questa tabella in questa maniera. Non vi spiegherò il codice, però fa la seguente cosa. Allora, intanto stampa questa linea tratteggiata. Questa linea tratteggiata non l'ho fatta trattino 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 manualmente, ma semplicemente li calcolo in base ai caratteri che ci stanno sotto. Però scrive Valerio in maniera centrata, e questo lo fa calcolando gli spazi a destra e gli spazi a sinistra, considerando quanti caratteri ci stanno qua e quanto è lungo il mio nome. Poi stampo il numero di ogni frame, e poi stampo un'altra linea tratteggiata, e poi stampo il primo frame, il secondo frame, il terzo frame, eccetera, eccetera, eccetera. E sotto mi stampo i risultati di ogni frame, 9, 38, 57, 66, fino a 189. E questo era il gioco che avevo mostrato. Benissimo, pinguini, io vi ho spiegato C++ in un'ora. Benissimo, pinguini, spero che questo video vi sia piaciuto, e se è così, non dimenticate di lasciare un like, e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani con Java, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto, e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino!